Ciao e bentornati sul mio canale. Questo è il trucco che vi dimostrerò oggi con la mia amica Luisa. È un trucco ispirato agli anni 80, che è un periodo che a lei piace molto e sarebbe voluta nascere appunto negli anni 80. Io vi lascio il tutorial e ho iniziato applicando sotto gli occhi un correttore arancione della Make Up For Ever per dare un po' di calore alla zona delle occhiaie. Al di sopra vado ad applicare un correttore della MAC Studio Finish nel numero NC20 e lo applico con un pennello della Real Techniques, questo è il Deluxe Crease Brush. Lo porto anche un po' al di sotto delle occhiaie, una forma triangolare per dare maggiore luminosità al viso. E adesso applico un correttore a penna della L'Oreal Lumimagique per illuminare ancora ulteriormente lo sguardo e la zona delle occhiaie. Come base utilizzo un fondotinta della L'Oreal True Match nel colore beige e sto usando uno stippling brush della Real Techniques. Ora che la mia base è finita, la vado a fissare con una polvere della Ben Nye nel colore banana e faccio un leggero strato di cipria proprio per non appesantire il volto e non dare questo effetto super opaco al viso. Come primer occhi applico quello della Too Faced Shadow Insurance su entrambe le palpebre. Per intensificare il colore dell'ombretto che andrò ad applicare in seguito, vado a stendere uno strato di una matita azzurro metallizzata, questa è una matita della Bourjois, sulle palpebre mobili. Porto la matita anche al di sotto dell'occhio. Adesso dalla palette della Sleek di Original prendo questo bellissimo azzurro perlato e lo vado a stendere sulle palpebre mobili dove ho applicato precedentemente la matita azzurra. Con un pennellino più piccolo vado a fissare la matita anche al di sotto dell'occhio con lo stesso ombretto azzurro. E adesso dalla mia palette di ombretti malli vado a prendere questo colore viola, sempre perlato, con un pennellino a penna e lo vado a stendere nella piega dell'occhio. Per raggiungere un'intensità maggiore di colore, vado a fare più strati dello stesso ombretto e sfumo sempre con il pennello da sfumatura.
Prendo adesso sempre dalla palette della Sleek The Original questo viola perlato e lo stendo sempre nella piega dell'occhio, concentrandomi soprattutto sulla parte finale. Lo stendo sempre con il pennello a punta. E adesso con un ombretto della MAC nel colore vaniglia vado a illuminare la parte al di sotto delle sopracciglia. Per dare maggior definizione all'occhio vado a stendere una matita nera all'attaccatura delle ciglia e non deve essere applicata in modo super preciso perché l'andremo a sfumare con un ombretto nero. Applico la matita nera anche al di sotto dell'occhio, solamente nella parte esterna, arrivando fino a metà dell'occhio. Adesso con un pennello piatto d'eyeliner e dell'ombretto nero opaco vado a sfumare la matita applicata al di sopra dell'occhio e nella parte esterna inferiore. Piego le ciglia . Applico uno strato di mascara sulle ciglia superiori e inferiori e io sto usando un mascara della L'Oreal False Lashes Architect 4D. Applico delle ciglia finte e sto usando una colla duo glue. Vado a pettinare le sopracciglia e le vado a riempire con questo color tortora dalla palette della Sleek Also Special. Le ripettino per sfumare un po' l'ombretto e rimetterle in forma. Sulle guance vado ad applicare un blush della Makeup Academy MUA nel colore Marshmallow e lo sto applicando con un pennello della La Masca Blush Up che ci permette di avere una forma ben definita lavorando con il fard all'insù nella parte alta delle guance. Per dare un po' di definizione al viso vado a fare un leggero contouring con il primo colore sulla sinistra della mia palette da contouring della Sleek nel colore medium e quindi lo sfumo bene sulla fronte, nelle tempie, sotto la mascella . Come illuminante prendo invece il colore centrale dalla stessa palette e lo vado a stendere sulla parte alta delle guance, al centro del naso e un po' sull'arco di Cupido.
Come rossetto vado ad applicare questo della Make Up For Ever, che è di un fantastico fucsia perlato, e troverete tutte le descrizioni nell'info box. E lo applico direttamente con un pennello, senza definire le labbra con la matita, per non dare un effetto più appesantito, anche perché a Luisa non piace molto vedersi con la matita. Questo è il trucco completo e non so se vi ricordate Luisa com'era prima. Questa è Luisa prima e Luisa dopo la trasformazione, bellissima, coloratissima, anni 80. Io spero che il trucco vi piaccia, come sempre pollice in su, e condividete il video, non dimenticate di iscrivervi al canale. Ciao, ci vediamo al prossimo video! Un ringraziamento speciale alla mia amica Luisa. Ciao, un bacio.